ragazze, ciao ragazzi. Se la videocamera è un po' strana oggi, cioè se l'inquadratura è diversa dal solito, perché sto filmando con la videocamera dei vlog, perché l'altra non era carica. Comunque, e poi ho una macchia qua che è di acqua perché mi sono lavata le mani. Ma che cavolo di introduzione è? Comunque, oggi voglio fare questo video in cui praticamente rispondo alle domande più maleducate che mi vengono fatte e a cui ovviamente io di solito non rispondo, anzi non ho mai risposto. E le ho raggruppate tutte in questo video perché sono domande, devo dire, che comunque sono molto comuni e che io ritengo maleducate, alcune per il concetto, per quello che mi viene chiesto, altre per come viene chiesto. Queste sono... solitamente sono domande che non si farebbero mai né alle proprie amiche né a nessuno in generale dal vivo, men che meno se tu quella persona non l'hai mai vista o comunque non la conosci. Quindi non so perché su internet ci si senta in... non lo so, è come se di persona nessuno si permetterebbe mai di fare determinate domande, mentre invece su internet sembra che si possa fare tutto e che tutto va bene, perché poi alla fine ci nascondiamo dietro ad un nickname inventato oppure dietro ad una foto profilo finta o dietro la foto, che ne so, di un unicorno e pensiamo, scusate, Dever sta cercando di sabotare il mio video, di tirare giù la videocamera, e pensiamo appunto che si possa dire qualsiasi cosa, perché si pensa, non so come, ma evidentemente chi lascia queste domande è convinto che tu dal vivo ci rimarresti male, però tu leggendo queste stesse cose tramite uno schermo invece non ci rimani male. Cioè non so che logica sia, però evidentemente credo sia così. Oppure tanti vogliono che tu ci rimanga male e lo fanno apposta. Però ripeto, sono tutte domande che nessuno avrebbe mai il coraggio di farmi dal vivo, però che mi vengono fatte molto 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 spesso su YouTube, e cercherò di rispondere sperando che non mi vengano fatte più, anche se già so che è una causa persa. Allora, prima domanda, questa poi mi viene fatta da, cioè dal primo video credo. Perché parli in modo strano e hai la bocca storta? Ecco, questo è il classico esempio di una domanda che nessuno ti farebbe mai. Cioè la prima volta che ti vedono, la prima volta che vedono un mio video: perché parli in questo modo, hai la bocca storta? Cioè tu non me lo diresti mai, cioè se mi incontri non me lo diresti mai, ok? Quindi è esattamente lo stesso, non si dicono queste cose, e parlo anche in linea generale perché non è carino. Allora, però, visto che non ho nessun problema, ci tengo a rispondere. Allora, perché parlo in modo strano? Io non sapevo di parlare in modo strano prima di aver iniziato i miei video su YouTube. Nessuno appunto mi ha mai detto parli in modo strano e nessuno mi ha mai chiesto il perché. E perché hai la bocca storta? Cioè quando parlo a volte la mia mandibola si muove in modo strano, è vero, e adesso vi spiego perché. Diversi anni fa avevo dei tintinni nell'orecchio che non capivo da dove arrivassero, e quindi sono andata a fare a farmi visitare da un come si chiama, da un gnatologo, se non sbaglio si dice gnatologo o gnatologo, no, gnatologo, ok, sono andata a farmi visitare da uno gnatologo, se non sbaglio, uno gnatologo, non lo so, comunque avete capito. E questi sono i medici, tra virgolette, che io non sono bravissima a spiegarlo, però sono quelli che si occupano di mandibole e di morso dei denti. Ed è venuto fuori che la mia mandibola era spostata parecchio verso destra, ed è per questo che quando parlo molto spesso non me ne accorgo, ovviamente, una cosa che faccio senza rendermene conto, però molto spesso la mia mandibola si sposta verso destra, e per questo anche avevo questo fastidioso tintinnio nell'orecchio, che tra l'altro mi spaventava anche perché poi ce l'ho avuto per un sacco di tempo, non mi passava. Dopo che ho fatto la visita, appunto mi hanno prescritto, cioè mi hanno dato l'apparecchio che indosso ogni notte, e praticamente mi blocca il morso come dovrebbe stare e mi impedisce di mandare la mandibola verso destra, cosa che io faccio appunto senza rendermene conto, perché a sinistra non va, a destra invece va un sacco. E sì, è strano, ma è così, ci sono nata con sta cosa, non so perché, però è così. E quindi se sembra che ho la bocca storta è perché
appunto ho la mandibola che va verso destra, però sto cercando di correggere questo problema con l'apparecchio notturno, non tanto per un fatto estetico, perché appunto per me non è mai stato un problema, non me ne sono mai nemmeno accorta, non fosse stato per questi commenti, però mi sono appunto mi dava molto fastidio questo tintinnio e a volte avevo anche dolore proprio qui prima che inizi l'orecchio, alla base della mandibola, dove praticamente si chiudono i due ossi. Qui avevo dolore e poi era iniziato questo tintinnio, mi ricordo, mi faceva più male, prima mi faceva male, poi è iniziato il tintinnio, ma vi sto parlando tipo di 7-8 anni fa, una roba del genere, poco dopo, perché io ho iniziato i video nel 2009, credo nel 2010-2011 sia venuto fuori poi questo problema e poi mi hanno dato l'apparecchio che sto portando da un sacco di tempo. Adesso non ho più dolore, non ho più quel tintinnio terribile nell'orecchio, grazie al cielo, perché è una cosa che ti manda fuori di testa, non se ce l'hai per un po', ma se ce l'hai per periodi prolungati vi garantisco è bruttissimo, ti manda fuori di testa. Ero preoccupatissima, non se ne andasse comunque, però alla fine appunto tra virgolette non ho più fastidi, però devo sempre tenere l'apparecchio più che posso in realtà, quindi sì, tutta la notte, ma poi anche quando mi sveglio, mentre rispondo alle email eccetera eccetera, molto spesso continuo a tenerlo su perché mi aiuta a trovare un morso giusto, perché io non ho un morso normale, cioè i miei denti non hanno un morso ben definito, quindi sto cercando di trovarlo, ecco. Quindi questo è il perché ho la bocca storta, ecco perché quando parlo mi vanno le labbra un po' verso destra, adesso ho sentito uno strano scricchiolio e spesso mi viene detto ti sei fatta il piercing alla lingua, è per questo che parli male, dovevi evitare. No, non è il piercing alla lingua che mi ha causato il problema alla mandibola, è proprio una cosa mia di costituzione. Altra domanda, questa è una delle mie preferite e mi piace il fatto perché è un'affermazione celata da domanda, cioè si può chiedere a una persona: ma ti sei rifatta qualcosa? Ti sei rifatta, che ne so, il naso? Ti sei rifatta gli zigomi? Ti sei rifatta, che ne so, qualsiasi cosa? Ti sei rifatta il seno? Ok, ma spesso mi viene detto, e questa è la domanda che io mi sono scritta perché l'ho letta tante, troppe volte: perché ti sei rovinata la faccia con il Botox? E qui c'è di nuovo Gatto Denver! Vieni qua, caro Denver! Lì poi si annoia se io non parlo con lui. E questa appunto è una delle mie preferite, perché come faccio a rispondere a una domanda a qualcuno che mi chiede perché ti sei rovinata la faccia con il Botox, se io il Botox non l'ho mai fatto? Che cosa devo rispondere? Ho gli zigomi alti di mio, non ho rughe anche se ho 30 anni? Mi dispiace, forse in videocamera non si vedono, ma vi garantisco che non ho la pelle perfetta, però no, non ho mai fatto il Botox, non ho fatto filler agli zigomi. Allora, l'unica cosa che io ho fatto 3 volte nella mia vita è l'acido ialuronico nel labbro superiore, che se ne va dopo qualche mese, ok? Non è una cosa permanente, appunto lo faccio e poi dopo tipo 4-5 mesi l'effetto svanisce, e lo faccio solo nel labbro superiore perché ho di natura il labbro sotto gigantesco e quello sopra sottile, e quindi per bilanciare un po' questa cosa io appunto ho fatto tre volte il filler al labbro superiore. Ragazzi, non ho rifatto il naso, non ho Botox da nessuna parte, infatti, cioè, se vedete, si vedono le linee, perché quando fai il Botox ti viene immobilizzata una parte, tipo il muscolo, non lo so, comunque ti viene immobilizzata la faccia in qualche modo e non riesci ad alzare le sopracciglia, quindi sei tipo, le hai dritte e non riesci ad alzarle così, quando sorridi non ti si vedono le linee qua, oppure quasi non riesci a sorridere. Posso stringere gli occhi perché non ho il Botox neanche qua. Non ho mai fatto il Botox. Per ora, io non... cioè, ma se lo farò comunque, voi sapete che se io farò il Botox, girerò l'esperienza, filmerò il procedimento, vi farò un post, video post esperienza per raccontarvi tutto, però no, non ho mai fatto il Botox. E mi piacerebbe che mi venisse chiesto, perché va bene, potete chiedermi quello che volete, io sono abituata. Lo so che quando incontri qualcuno per la strada non vai a dire: ti sei fatta il Botox? Ovviamente, anche se alcune volte è talmente palese che è ovvio, però me lo potete chiedere, però almeno deve essere una domanda, perché se mi viene chiesto perché ti sei rovinata la faccia con il Botox e con i filler, cosa posso rispondere se non ho mai fatto niente, se non appunto questo filler leggero, poi peraltro mai nemmeno una siringa intera, solo nella parte superiore?
non so che cosa rispondere, non ho mai fatto niente, a parte questo, gli zigomi sono alti di mio, se non ho rughe grazie al cielo è perché non prendo tanto sole e sto attenta e ho sempre protezione 50 più, a volte anche la 100, e sto attenta a non fare troppe espressioni così, perché appunto so che poi vengono le rughe, sto attenta quando mi strucco, non tantissimo, dovrei stare più attenta però... E ecco, questa è una domanda anche sinceramente che mi dà molto 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 fastidio, perché spesso addirittura mi viene detto: ah, con tutto il botox che ti sei fatta non sei credibile, quando magari sponsorizzi una crema. No ragazzi, veramente è anche tanto 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 avere sempre la pelle idratata. Io da quando ero alle medie non è passato un giorno senza che io avessi applicato la crema nel contorno occhi, e secondo me questo mi ha aiutato, perché non ho mai questa parte secca, e quando il viso è secco le rughe si formano. È come la terra arida, che quando appunto è arida e non ha acqua forma delle crepe. Stessa identica cosa alla nostra pelle. Quindi per adesso il botox non l'ho fatto, non ho fatto filler negli zigomi, non ho rifatto il naso, non ho rifatto il botox qua, non ho fatto il botox qua, non ho fatto nulla se non appunto il mio labbro, che adesso sta svanendo, e dovrò rifare il filler, perché appunto non farei mai una cosa permanente, ma ho fatto solo l'acido ialuronico, ecco. Poi, altra domanda che mi viene fatta molto molto spesso e che io ritengo molto maleducata, questa è un'altra classica domanda che si è tanto abituati a vedere su internet, praticamente su tutti i video degli youtuber, in particolare nei video haul di shopping eccetera, ma è una domanda che nessuno si permetterebbe mai di farti dal vivo, e io qui lo ripeto: se una cosa non avremo il coraggio di dirla dal vivo, ragazzi, non scriviamola nemmeno nei commenti, perché se non abbiamo il coraggio di dirla dal vivo significa che è una domanda molto maleducata, e sarebbe: dove trovi tutti quei soldi? Allora, perché lavoro? Sicuramente ho avuto la fortuna di avere il lavoro che mi piace, perché YouTube, ragazzi, io faccio l'influencer, l'imprenditrice digitale, sono tanti i nomi che ci hanno appioppato a noi che facciamo questo lavoro. E c'è questa falsa credenza che questo lavoro tu lo faccia senza fare niente. Nessuno capisce che, e non voglio lamentarmi perché io ho scelto il lavoro più bello del mondo, non vorrei cambiarlo per niente al mondo, è quello che voglio fare, sono felicissima, però è comunque un lavoro. Io a volte passo 13, 14, anche 15 ore a lavoro, tra conference call, fatture, perché poi io curo anche tutta la contabilità, il recupero, cioè io faccio tutto, ok? Io ho ovviamente una società e curo tutto, non ho persone che mi montano i video, non ho editor, non ho, ho un agente che mi aiuta a rispondere a qualche email e che mi aiuta con prezzi e roba varia, perché altrimenti non potrei nemmeno dormire. Però al di là di questo non ho assistenti, non ho editor, nessuno monta i miei video, nessuno mi trova idee, nessuno mi organizza i viaggi, con le aziende ci parlo sempre da sola una volta che il mio agente ha appunto fatto la parte contrattuale, le idee dei miei video, tutta la appunto contabilità, tutta la parte burocratica della mia azienda, fatture, rimborsi, spese, tutto, curo tutto io. Quindi pochi si rendono conto, ma solo filmare un video si va dal un'ora alle 3-4 ore. Poi c'è il montaggio. Ieri per esempio ho montato il video del microscopio eccetera, ho iniziato a mezzanotte, ho finito alle 4 di mattina. Io mi piace montare i video la notte, ovviamente potrei farlo la mattina, il pomeriggio eccetera, però è per farvi capire il quantitativo di ore, indipendentemente dove o come nell'arco della giornata, però questo è il quantitativo. Solo per un video ci vogliono, dipende dalla tipologia di video, ma dalle 4-5 alle 8-9 ore solo per un video. Poi c'è la parte ovviamente burocratica eccetera eccetera, che è enorme anche quella, perché a volte passo intere giornate a rispondere email, a fare conference call, a fare meeting. Quindi è sicuramente il lavoro più bello del mondo per me, e io non vorrei fare niente altro, e sono grata ogni giorno della mia vita quando mi sveglio, quando prima di andare a dormire, voi lo sapete, io ringrazio l'universo che mi ha dato questa opportunità pazzesca di fare il lavoro che più mi piace, di fare qualcosa che mi sono scelta io, e di essere il capo di me stessa, perché sono talmente fiera di quello che sono riuscita a creare, anche se non è ovviamente a livelli pazzeschi, ma quello che sono riuscita a creare, avere
oltre 1 milione di persone che mi seguono tra Instagram e YouTube soltanto. Per me è, cioè, è incredibile, è davvero incredibile e sono felice. Però anche questo, ragazzi, è un lavoro. Non sono un'ereditiera che se ne sta tutto il giorno in spiaggia a spendere i soldi dei genitori, ok? Dove trovo tutti i soldi per i miei video haul? Perché lavoro e da qui arrivano. Questo sì, è una, io capisco che si possa fare questa domanda, è normale, no? Uno vede i miei video haul, eccetera, eccetera, però non cadono dall'albero, bisogna sapere, c'è anche un, adesso non voglio dire, oh, perché io ho talento, perché faccio questo lavoro, no, però siccome non tutti riescono a farlo il lavoro che faccio io e altre ragazze, altri ragazzi, non è così semplice, ok? Bisogna anche avere una specie di innata propensione forse a fare questo, non lo so, fatto sta che appunto questo è quanto. E quando mi viene chiesto, ma dove li trovi tutti questi soldi? Figlia di papà? No, veramente io non ho mai avuto praticamente nulla dai miei genitori, dal momento in cui sono diventata maggiorenne. Tutto quello che ho me lo sono comprata io, tutto quello che appunto vedete nei miei video è tutto frutto del mio lavoro. Quindi questa è la risposta a questa domanda una volta per tutte, e trovo appunto molto molto maleducato fare questa domanda, anche se capisco la curiosità, ma comunque trovo che sia di cattivo gusto. Altra domanda che mi viene fatta spesso nei miei video haul: perché invece di comprare inserisci il contenuto del video haul tipo Cartier, Chanel, l'ultima volta Louis Vuitton, non fai beneficenza? E poi il mio preferito è: povera Italia. Io penso che invece bisognerebbe essere orgogliosi di chi da giovane, perché io ho iniziato a fare video a 24-25 anni, sinceramente bisognerebbe invece essere orgogliosi in Italia di chi da giovane riesce ad aprirsi una sua attività, una sua società e a stare in piedi con le proprie gambe e magari a guadagnare bene perché ha trovato un lavoro che gli piace e una passione che è diventata lavoro, tutto quanto da solo. Bisognerebbe, e forse povera Italia andrebbe detto a quelli che non fanno nulla e che pretendono che tutto gli arrivi e gli cada addosso, ma non è il mio caso, quindi mi dà molto molto fastidio e la trovo anche una cosa di estrema maleducazione. Riguardo invece la beneficenza, anche questo è estremamente maleducato da chiedere, ma una cosa che io vorrei sottolineare: non è che se una cosa non si vede su internet non esiste, non è che se io non faccio il video di quando faccio beneficenza quella cosa non esiste, è semplicemente che quando tu doni qualcosa a qualcuno che ne ha bisogno, lo fai per il fine di farlo e basta, perché magari speri che sul volto di quella persona esca un sorriso, perché magari sai che tu hai qualcosina in più rispetto agli altri e pensi che sia giusto aiutarli, ok? Ma quello che faccio lo faccio per loro, per me, forse anche perché mi fa stare bene sapere che comunque la fortuna che ho posso passarla agli altri, però non lo faccio sicuramente per vantarmene sui social e su YouTube, e così credo che sia, ragazzi, per tre quarti degli influencer. Tutti aiutiamo gli altri, ma non abbiamo necessità di documentarlo davanti a una videocamera, e trovo anche di cattivo gusto chi lo fa davanti a una videocamera. Anche se, devo dire la verità, molto spesso se lo si fa davanti a una videocamera può spronare gli altri a fare lo stesso, magari a dare idee, quindi ecco, anche magari farlo vedere sui social può essere una cosa buona, perché fa spronare gli altri, fa pensare a qualcun altro, ah, forse dovrei farlo anch'io, magari si fanno scoprire modi, no, per far beneficenza, eccetera, eccetera. Per quanto mi riguarda, tutto quello che faccio e lo faccio, non ho bisogno di venirlo a spiattellare sui social. Ripeto, se una cosa non si vede su YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e chi più ne ha più ne metta, non significa che non esista. Non pensiamo che se una cosa non c'è su internet non esiste nella vita reale, ok? Perché su internet c'è quello che io decido di condividere, e io condivido tanto, però non ho bisogno di andare a condividere quando faccio delle donazioni o quando, insomma, non voglio nemmeno parlarne perché non ha senso, cioè non mi va di parlarne. Magari un giorno farò un video e vi farò vedere quello che faccio per beneficenza, però non ha senso, secondo me, almeno io non mi sento in dovere di farlo vedere. E quando leggo questo genere di messaggio,
penso, ma sì, cioè la gente che mi fa questa domanda si rende conto che se in un video haul io non menziono il fatto che faccio beneficenza non significa che questo non esista nella mia vita. Anche questo è estremamente di cattivo gusto. Ultima domanda direi per oggi è: ti sei rifatta il seno o sei incinta? Questa tra l'altro mi è arrivata proprio oggi, ma è l'ultima di una lunga serie. Oppure: ti vedo più rotondetta, sei incinta? Allora, io lo so che mi sono appena sposata, abbiamo appena fatto una... Ragazzi, il giorno dopo in cui ci siamo sposati, la domanda era sempre la stessa: ma quando sei, quando è che fai un figlio? Allora, si può anche aspettare un paio d'anni, nel nostro caso noi lo vogliamo, noi li vogliamo i figli, però... non è necessariamente che appena tu ti sposi il giorno dopo devi restare incinta. Cioè questa è una mentalità secondo me che c'era, ragazzi, tanti anni fa. Non tramandiamola avanti, ok? Ci sono coppie, non è il nostro caso, però ci sono coppie che figli non li vogliono avere e non c'è nulla di male. Ci sono anche coppie, e grazie al cielo non è il nostro caso, ma ci sono anche coppie che i figli non li possono avere, o comunque ci sono coppie che faticano molto per avere un figlio. Quindi non è carino fare questa domanda. So che molto spesso in realtà mi viene fatta dai miei follower e vedo che è fatta in modo carino, quindi lì sono sempre, mi piace sempre tantissimo. Quello che non mi piace è quando mi viene detto: ah, ti vedo rotondetta, sei incinta, perché invece di fare acquisti non fai un figlio? Cioè questa è una cosa che non mi piace, la trovo molto quasi maschilista e molto sì, maschilista, molto c'era una volta il West è molto poco carina da chiedere. E oltretutto, quando ho messo su qualche chilo, boom, sei incinta, no, ho messo su qualche chilo. Anche qui, ti sei rifatta il seno o sei incinta? Né una né due. Né mi sono rifatta il seno, perché sarei terrorizzata, tra l'altro, cioè perché dovrei rifarmi il seno, o una terza mi va bene, che era terza abbastanza, come dire, più verso la seconda, quando prima di mettere su qualche chilo, adesso è proprio una terza piena. Ma io, no, voglio dire, non è né che mi sono rifatta il seno né che sono incinta, semplicemente ho messo su qualche chilo. Ma non è carino da chiedere, e anche se posso sempre capire la curiosità, ma ci sono modi e modi. A volte mi viene detto che è bellissimo: aspettiamo un piccolo pupetto, una piccola pupetta, oppure non vediamo l'ora di diventare zia. Io sono felicissima, non fraintendetemi, io parlo proprio dei commenti lasciati maleducatamente, e commenti che appunto non ti danno, cioè danno per scontato per esempio questo: o ti sei rifatto il seno o sei incinta. Non può essere che magari ho messo su qualche chilo, magari il top che indossavo è un po' come ho posizionato il cellulare possa far sembrare, non può essere, cioè o mi sono rifatto il seno o... cioè ragazzi, ecco. Quindi anche questa, ecco, è una domanda che non mi piace tanto, e molto spesso penso, quando mi viene chiesto: ma sei incinta, cosa aspetti per... lì penso, sì, ma non è una cosa carina da chiedere, perché anche qui non lo chiederemo mai ai nostri amici: sei incinta, ti vedo un po' rotondetta, sei incinta. È una cosa che non si chiede, anche perché appunto, grazie al cielo non è il caso nostro, però provate a pensare a una coppia che magari vuole avere bambini e ci sta provando, non lo so, da 7 anni e non ci riesce. Provate a pensare quanto male può fare ad una coppia del genere, ad una ragazza, a una donna del genere, una domanda così. Non è carino, è per questo che secondo me non andrebbe chiesto mai. È una domanda che io non ho fatto alle mie amiche prima che decidessero di avere bambini. È una domanda che non faccio e non farò mai alle mie amiche che non hanno bambini. E perché se uno vuole te ne parla, e quindi... sì, questa era molto importante, ma ripeto, molto molto importante. Quando mi viene detto in modo così carino dai miei follower, dalla mia family, è bellissimo, anche perché appunto, ripeto, ne abbiamo anche parlato noi, quindi è giusto che me lo diciate, ma noi vogliamo avere figli. Però appunto cercate sempre di capire che non è tanto carino dire: ti vedo un po' rotondetta, hai il seno più grande, sei incinta. Magari uno ha messo su 3 kg e questo è quanto. Per fortuna io non ho problemi a dirlo, però... ni, ok? Ni. Quindi, mia family, questo è tutto. Scusatemi per questo piccolo sfogo, ma quando te ne arrivano migliaia e migliaia di domande del genere per 9 anni, ad un certo punto dici: ok, raggruppo tutte queste domande veramente di poco gusto e le inserisco tutte in un video, così magari non mi viene chiesto più. Ha! Povera illusa! Gato Denver dice la sua: vuoi venire qua? Fatti vedere, caro Denver! Fatti vedere, piccolo, quel rurù bianco! Perché mi tieni qua? Perché? Oddio mio, che non ho un uomo, anche lui.
bacini, bacini, devi dare tanti bacini, tanti bacini. Io ti amo. Sì, mio carino, non ho mai. Quando inizia mi lava non mi molla più. Comunque, questo è quanto. Io e Gatto Denver vi salutiamo. E voi questo video lo vedrete. Voi questo video lo vedrete domani, che è mercoledì, ragazzi, quando io e Tomar saremo in viaggio per le Maldive. Quindi io non so se giovedì arriverà un nuovo video. Spero di sì, ma non posso garantirvelo, perché dipende poi da quando arriviamo, quando riesco ad editare, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, per adesso questo è tutto. Bacio grandissimo, vi voglio bene, alla prossima, ciao, aspettatevi tantissime foto dalle Maldive, tantissime, seguitemi su Instagram, tantissime storie, tantissime foto, bacio, ciao!